Il Museo Sveviano è uno spazio dedicato alla figura storica di Italo Svevo, pseudonimo di Ettore Schmitz, e alla sua opera. Raccoglie le memorie del romanziere sopravvissute alla distruzione della sua villa, bombardata nel 1945. Il suo mobile libreria, con alcuni dei volumi che gli appartenevano. La sua penna d'oro. Il suo violino. Accanto a questi, nella sala studio, è conservato il suo archivio, i manoscritti originali dei suoi racconti, dei saggi, delle commedie, le centinaia di lettere ricevute da alcuni dei più significativi letterati della sua epoca, Joyce, Montale, André Gide, Prezzolini, Comisso, oltre a diverse centinaia di quelle scritte dallo stesso Svevo alla moglie Livia Veneziani e di fotografie di famiglia. Il museo ospita anche una biblioteca costantemente aggiornata con le edizioni delle opere sveviane, in originale e nelle più diverse traduzioni, e con la più ampia raccolta al mondo di letteratura critica sveviana. Oltre a conservare e mettere a disposizione il suo patrimonio, il Museo Sveviano funziona come un laboratorio per la divulgazione dell'opera sveviana, progettando e organizzando mostre, manifestazioni, spettacoli teatrali, proiezioni, presentazioni e tavole rotonde, e producendo in proprio ricerca scientifica, con pubblicazioni, partecipazioni a convegni e conferenze in Italia e all'estero. E il 19 dicembre di ogni anno, il museo celebra l'anniversario della nascita dello scrittore con una manifestazione intitolata Buon compleanno Svevo.